Bentornati cari amici ascoltatori per un altro dei nostri approfondimenti nel mondo della medicina, un focus. Oggi faremo sull'ozonoterapia, lo faremo con l'aiuto di un professionista del settore. Lui si chiama Luca Giordano ed è chiaramente un dottore chirurgo. Allora do il benvenuto al dottor Luca Giordano, nostro ospite in studio. Grazie, la ringrazio, grazie dell'invito. Grazie a lei di essere qui con noi. Allora, dottor Giordano, con lei oggi tratteremo il tema dell'ozonoterapia, però prima vorrei che lei raccontasse un po' ai nostri ascoltatori quello che è il suo percorso professionale, quello che è stato il percorso professionale e come mai poi si è appassionato anche a questo settore. Allora, diciamo che subito dopo la laurea sono venuto in contatto con, diciamo, un pochino per caso, con un amico di famiglia, un ortopedico, e io quando mi sono laureato feci la tesi in ortopedia, quindi tramite amicizie varie, così un po' pur parlé, sono entrato in contatto con questo ortopedico che mi ha detto: va bene, vieni un po' da me, fai un po' di pratica, esatto. E, arrivato lì da lui, ho scoperto che lui si occupava di ozonoterapia. Anche durante il percorso di laurea, diciamo che è un argomento poco toccato nelle lauree in medicina in generale, ma anche poco conosciuto sia dal pubblico che da colleghi. Quindi sono entrato in contatto con questo ortopedico, ho iniziato a seguirlo, a frequentarlo presso il suo studio, e all'inizio ero un pochino, diciamo, scettico, non conoscevo l'ozono, quindi avevo letto qualcosina dopo insomma i primi contatti, però ancora non sapevo. E ho visto che lui la utilizzava moltissimo per, essendo ortopedico ovviamente, per le patologie ortopediche, quindi lombosciatalgie eccetera. Mi sono appassionato, ho iniziato a seguirlo sempre più assiduamente, e tant'è che questo ortopedico ormai è il mio mentore, quello che mi ha insegnato insomma tutto sull'ozonoterapia. Mi ha fatto entrare poi nel circolo dell'ozonoterapia. Sono entrato a contatto con la nuova FIO, che è un'associazione italiana insomma di ozono. Mi ha fatto frequentare un master sempre organizzato dalla nostra società, dalla nuova FIO, e così via. Mi sono sempre più appassionato, ho scoperto questo mondo e mi sono poi fondamentalmente, una volta che mi sono formato eccetera, ho deciso di andare poi per la mia strada. Senti Luca, chiaramente l'ozonoterapia è un qualcosa che non conoscono tutti. Vogliamo spiegare ai nostri ascoltatori che cos'è l'ozonoterapia? Allora, l'ozonoterapia è una terapia che nasce, anche se nessuno la conosce, in realtà nasce parecchio tempo fa, durante la Prima Guerra Mondiale addirittura. I tedeschi hanno iniziato a sviluppare l'ozono dall'ossigeno, cosa che ovviamente avviene anche adesso. L'ozono è una particella, una molecola, assolutamente naturale, tant'è che è la stessa che si trova nell'aria, okay? nei strati più superficiali dell'atmosfera. A livello ovviamente del terrestre, a livello, non esiste in forma naturale perché è una molecola molto instabile. Grazie a una macchina insomma che è collegata a una bombola di ossigeno, noi riusciamo a produrre dall'ossigeno di questa bombola l'ozono tramite una reazione elettrica, che poi fondamentalmente è la stessa che avviene durante i temporali. Se voi sentite di solito dopo un temporale, quando ci sono i fulmini eccetera, si sente quell'aria un pochino pungente, non so se avete mai fatto caso, insomma, quello è fondamentalmente l'ozono. L'ozono però è una molecola appunto molto estremamente naturale, ma a livello dell'organismo funziona in maniera antiossidante, antinfiammatoria, non antidolorifica come molti pensano, cioè come chi conosce l'ozono pensa, ma avrà anche un effetto antidolorifico, diciamo, indiretto. Ed è una molecola che va a stimolare, una volta all'interno dell'organismo, in base alle sue varie tipologie di inoculazione, che può avvenire sia per puntura diretta, sia per ozonizzazione del sangue, quindi si preleva una quantità di sangue, si miscela con l'ozono e si rinfonde, oppure può essere utilizzato anche a livello delle ulcere, quindi si possono fare delle medicazioni avanzate. E l'ozono, quando penetra nell'organismo, entra in contatto con i vari elementi del sangue e
produce delle reazioni diverse in base al, appunto, all'elemento con cui entra in contatto. Ha delle azioni come dicevo, appunto, antiossidanti, ha delle azioni anti-aging, immunostimolanti, cioè nel senso regolano il sistema nervoso, il sistema immunitario in una maniera tale che non sia né troppo aggressiva né insomma né invece poco aggressiva. Per l'appunto. Ok, esatto. Quindi diciamo viene utilizzata, potenzia anche le capacità delle persone, tant'è che secondo la Federazione dello Sport è considerato doping, per esempio. Ovviamente questo è una, diciamo, un po' particolare, perché in realtà la definizione di doping è una molecola che sono molecole che comunque danneggiano l'organismo, non solo aumentano le prestazioni. In realtà l'ozono non danneggia ovviamente l'organismo, ma aumenta le prestazioni, perché potenzia a livello tissutale, a livello insomma regionale, quindi dei muscoli, soprattutto in questo caso l'ossigenazione, e quindi la potenza del muscolo, tant'è che è vietato, appunto. Luca, c'è un'età per la quale questo tipo di terapia è preclusa? Assolutamente no, si può fare insomma a qualsiasi età. Diciamo, i miei pazienti sono tutti maggiorenni, ma per una questione più che altro perché pratica. Esatto, fondamentalmente, ma assolutamente ho pazienti che vanno in qualsiasi fascia d'età, anzi a un livello, quando parliamo di età più avanzate, l'ozono può essere utilizzato anche proprio come tonico, anche, quindi molte persone anziane, oltre che per i vari dolori, lo utilizzano anche proprio per sentirsi un po' più in forze. Ecco. Quindi fondamentalmente, quando si presentano determinati dolori, l'ozonoterapia può rappresentare quella soluzione che gli antidolorifici non riescono a far ottenere? Assolutamente. Ma può essere un antidolorifico, quindi, allora, naturale? Non è un antidolorifico, come ho accennato prima, perché non esplica proprio quell'azione antidolorifica, ma è un effetto, tra virgolette, collaterale il passaggio, far passare il dolore, perché essendo un antinfiammatorio, noi insomma eliminiamo la noxa patogena, che sarebbe quella dell'infiammazione, e automaticamente il dolore viene via. Moltissimi dei miei pazienti sono pazienti che hanno, per esempio, ernie del disco, ok? Sia a livello lombare che cervicale, piuttosto che artrosi a livello delle ginocchia, delle spalle, dei gomiti, eccetera. Perché quell'ernia, per esempio, facendo un esempio a livello della colonna vertebrale, quell'ernia crea un ambiente infiammatorio e quindi dà dolore per questa motivazione. E allora diamo qualche riferimento per entrare in contatto col dottor Luca Giordano, esperto per l'appunto di ozonoterapia, il 338 80 53 688. Lui si occupa appunto di ozonoterapia in via Ulpiano numero 29 a Roma. L'indirizzo email per chi volesse magari contattarlo per un consiglio, un suggerimento, è l.giordano@hotmail.it. Grazie al dottor Luca Giordano per essere stato nostro ospite. Grazie a voi, grazie mille.